In Europa i casi di tumore sono in aumento. Secondo i dati dell'Unione Europea, il melanoma cutaneo è il sesto tipo più comune. Un progetto finanziato da Bruxelles a Riga, capitale della Lettonia, punta a migliorare l'accesso alla diagnosi precoce. Questo nuovo dispositivo di rilevamento portatile consente ai medici di base di effettuare uno screening di routine non invasivo. The survival rate for last stage of melanoma is 5% and less, while for the first stage it's almost 100. Un gruppo di ricercatori dell'Università della Lettonia ha sviluppato una tecnologia che utilizza luci di colore diverso per determinare se una lesione cutanea è maligna o benigna. Red light or yellow light or blue light, they reflect differently. Because in the skin there is blood and melanin, different chromophores, and they give us different information. Le lesioni come questo neo vengono scansionate con le luci che penetrano fino a 5 mm sotto la superficie cutanea. Le immagini vengono analizzate dall'intelligenza artificiale e nel giro di pochi secondi i risultati sono disponibili in un sistema cloud sicuro. Volz è tra i volontari del progetto di ricerca. Sta bene, ma deve tenere questo neo sotto controllo. We get these increased values, which are red and yellow, which shows that melanoma is growing in this lesion. Il dermatologo ha consigliato a Volz di sottoporsi a controlli annuali. In case I'm worried about some particular mole myself, then I can quickly find out if I shouldn't worry about it or if I should go and see consultation with dermatologist. Qui all'Università Tecnica di Riga, i ricercatori hanno sviluppato l'hardware e le tecniche di elaborazione. Il dispositivo è stato testato su oltre 4.000 lesioni, con un alto livello di precisione. Dermatologists for the risky patient, they pick the part of your skin, basically cut it out, and study under the microscope. And they give the final result. And we compare it with our device result, and that's how we see that 95% of all melanomas are being detected by our device. Il budget totale di questo progetto è di circa 645.000 euro. L'85% proviene dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Il governo lettone ha fornito il 7,5%, mentre il resto è stato coperto dalle due università. La speranza è che in futuro la tecnologia sviluppata qui a Riga possa rilevare anche altri tipi di cancro e malattie rare.